che qualche volta partiamo anche per la trasferta ed è tutta una gran confusione, perché pensi alla giacca, le scarpe, gli spartiti, tutto quello che è l'occorrente per portarselo dietro, carichi tutto in macchina, presto che tardi, a che ora ci troviamo, ai tagli che ce la facciamo, la voce a posto e alla fine partiamo. Solo che quando siamo arrivati a Casale, io mi sono accorto che avevo lasciato in macchina tutto l'occorrente del vestiario, quindi a quel punto lì panico assoluto. Però, grazie a Dio, c'era la corale dietro, c'erano tutti gli amici della corale. E allora Diego mi ha preso un braccio, mi ha detto, vieni, che andiamo in centro e cerchiamo qualcosa da sostituire quello che ti sei dimenticato caro. Nel frattempo, il marito di una signora del nostro coro ha portato dietro una giacca in più ed è venuta bene. Alla fine tutto quello che è stato in quel momento di sbarrimento si è concluso per il meglio. E io per la prima volta ho cantato con un spezzato, nel senso che avevo giacca, camicia, papillon, ok, e sono venuto jeans. Ma non ero l'unico. Siamo proprio dei pazzi. Ma io ti ho battuto, caro Pio. A uno di noi, indovinate un po' a chi? Mancava il vestito completo. Stavamo per entrare nel Salone dei 500 a Palazzo Vecchio a Firenze. Abbiamo risolto, chiedendo in prestito ad un cameriere di sala, giacca e pantaloni. Provvidenza, sì sempre, e ringraziamo il Signore. Per voi, di Antonio Vivaldi, Laudate Domino.